Ok, grazie Stefano. Io faccio parte del laboratorio Perlab e mi occupo sostanzialmente di reti informatiche di vario tipo, internet, ma soprattutto reti di sensori e attuatori per applicazioni in diversi scenari, per esempio smart home, smart office, smart factory, efficienza energetica negli edifici, applicazioni di sostenibilità in ambito ambientale, in generale per la città e i cittadini, diciamo così. Quindi applicazioni che vanno sotto la keyword Smart Cities, che adesso è molto di moda. Il direttore Corsini ha anticipato che stiamo anche organizzando un master di secondo livello che dovrebbe partire il prossimo gennaio, sperabilmente. Ovviamente per abilitare queste applicazioni c'è bisogno di risolvere un certo numero di problemi, per esempio come garantire l'efficienza energetica dei nodi e sensori, come garantire l'affidabilità, la scalabilità, eccetera, eccetera. Ma ovviamente non vi voglio annoiare con tutti questi problemi e possibili soluzioni di essi. Invece mi concentrerò principalmente su due progetti che riguardano in generale il tema della sostenibilità. Uno di questi progetti è il progetto Smart Buildings, finanziato dalla Regione Sicilia. Il titolo è Ambient Intelligence System for Energy Efficiency in a Complex of Buildings. Cerca di ottimizzare il consumo energetico non in un singolo edificio, ma in un complesso di edifici. Quindi, per esempio, potrebbe essere un campus, un ospedale, un insieme di edifici coordinati in qualche maniera fra di loro. E qui ci sono coinvolti diversi partner. Noi siamo insieme all'Università di Palermo e poi altre piccole e medie aziende siciliane. E ci sono diverse attività, alcune di queste le ha descritte il professore Marcelloni nel suo precedente intervento. Io mi limito a dirne una che riguarda la limitazione del consumo energetico dei PC in grandi organizzazioni. Grandi organizzazioni hanno tipicamente un largo numero di PC usati dagli impiegati e molti di questi rimangono accesi quasi continuamente o comunque per molto tempo, anche inutilmente, per diversi motivi, perché gli utenti sono un po' pigri e quindi non hanno voglia di spegnere il computer, oppure li lasciano accesi per potercisi collegare da casa, oppure per esempio per scaricare film e altre applicazioni attraverso applicazioni peer-to-peer, per esempio BitTorrent. Insomma, le motivazioni possono essere diverse. Il fatto di lasciare però il PC acceso continuamente ha chiaramente un costo che si può facilmente quantificare, anche se in modo approssimato. Supponendo che il PC consumi intorno a 100 watt, se uno lo lascia acceso continuamente, spende intorno a 150 euro l'anno. Se uno invece lo utilizzasse solo per il tempo del lavoro, diciamo 5 giorni alla settimana per 8 ore, spenderebbe solo 35 euro l'anno. Quindi il costo di tenere acceso il PC anche quando non serve è di circa 100 euro l'anno. Uno diciamo per un singolo PC, poi paga l'università, insomma. Però è chiaro che se uno ce l'ha un discreto numero, calcolate su 10.000 euro ogni 100 PC. E quindi una larga organizzazione che ha un numero molto elevato di PC, chiaramente il costo in termini di energia sciupata e anche in termini economici sale su velocemente. Tanto per dare un'idea a casa nostra, insomma, questo è un monitoraggio che è stato fatto a vostra insaputa, ma col consenso dei direttori, su quanto uno tiene il computer acceso, ovviamente in forma anonima, e qui si vede questo è il giorno dell'Immacolata del 2012. C'erano circa 600 dispositivi, principalmente PC, ma i dispositivi includono anche dispositivi di rete, quindi router, questi devono stare sempre accesi. Le stampanti non dovrebbero stare sempre accese, ma di fatto stanno sempre accese anche di notte, anche quando il dipartimento è rimasto chiuso, erano perfettamente accese e funzionanti. E poi c'è un numero di PC che rimangono accesi, vedete lì i numeri. Tenete presente che nelle giornate lavorative il numero di dispositivi che sono attivi complessivamente al massimo 800 e quindi 600 di questi rimangono sempre accesi. Ok. Ma anche ammettendo che uno lo spenga di notte e lo utilizza di giorno, ovviamente è chiaro che anche di giorno non è che uno lo utilizza 8 ore su 8 ore. Ci sono dei momenti in cui va a fare lezioni, riunioni e così via e chiaramente anche in questo caso rimangono accese. Qui vedete tre profili tipici. Quello verde è di un nostro collega che prima che non cito, che lo tiene acceso 24 su 24 per potersi tenersi da casa. Quello rosso è il mio profilo, che l'accende la mattina e lo spegne la sera, ma poi di giorno, di solito, non, anche quando va a lezione, lo lascia acceso. Quello di mezzo è di una nostra collega che non è qui, che è la più zelante di tutti, che lo spegne anche quando va a pranzo. Okay? Però questo fa capire che anche durante la giornata uno
consuma inutilmente energia perché il computer è acceso ma non serve sostanzialmente. Non c'è ovviamente speranza che uno dica spegni il computer e quello lo spegne una settimana e poi dopo lo dici, perché c'è da fare, trova tante scuse. E non è neanche da sperare che uno attivi le politiche di spegnimento automatico, perché io ce l'ho attivate, ma spesso non funziona, se la stampante è accesa non spegne il computer lo stesso. E alcune le disattivano perché hanno degli effetti collaterali. E quindi quello che abbiamo fatto è, a parte il monitoraggio in forma non invasiva, che si può ripetere facilmente in qualsiasi organizzazione per vedere quali sono, un sistema che disattiva e riattiva automaticamente i PC, per esempio a una certa ora. Ognuno può programmare l'orario di spegnimento e di accensione del proprio PC secondo le proprie esigenze, e questo sistema glielo spegne e lo riaccende la mattina dopo, prima che l'utente arrivi, e di lui non deve neanche fare la fatica di riaccendere il PC. Questi sistemi esistono già e funzionano. Quello che noi abbiamo fatto è qualcosa di più. Vabbè, qui è quello che fa, mando un segnale di sospendere e poi un segnale di wake up la mattina dopo per riaccendere. Quello che noi abbiamo fatto è introdurre dei sensori di presenza, o sfruttare dei sensori di presenza che si trovano già nell'ambiente, quindi non devono introdurre costo aggiuntivo, altrimenti è chiaro che l'organizzazione non li sta. Ma in tutte le organizzazioni ci sono dei sensori di presenza, per esempio gli orologi marcatempo, per esempio aperture basate su scheda magnetica, ma si può utilizzare anche il telefono Bluetooth come sensore di prossimità, che spegne il computer quando non c'è più la connettività Bluetooth, e stiamo pensando di integrare anche altri sensori software, per esempio Google Calendar e così via. Di questo esiste un prototipo funzionante che stiamo testando sul campo in questo momento, e questa è l'interfaccia con cui un utente può collegarsi, configurare gli orari di accensione e spegnimento del proprio PC. Secondo progetto, un progetto Smart, ne ha già parlato il professore Marcelloni. Tra le varie attività previste in questo progetto, che è orientato principalmente alla mobilità e al sostenibile, c'è un'attività che riguarda il sensing cooperativo di dati per il monitoraggio dell'inquinamento. Il monitoraggio dell'inquinamento viene fatto attualmente attraverso delle centraline molto costose installate in certi punti strategici. La nostra idea è di farlo in maniera cooperativa, utilizzando dei sensori a basso costo, magari non molto precisi, ma che l'utente può installare a casa sua, nel proprio giardino. All'utente non interessa molto conoscere qual è il livello di inquinamento sulla rotonda di Media World, ma qual è il livello di inquinamento nel mio giardino, a ingegneria, al campus del CNR e via discorrendo. Quindi l'idea è di mettere una serie di questi sensori con cui i vari utenti monitorano da loro stessi e condividono in maniera sociale, diciamo così, i loro dati. E un qualsiasi altro utente, cittadino o visitatore, può accedere a questi dati e vedere, per esempio, quali sono le aree inquinate della città, quali sono i percorsi migliori per andare da un punto all'altro, percorsi meno inquinati, via discorrendo. Anche di questo c'è un prototipo funzionante, ma non è ancora completo. Il progetto è attualmente in corso. Se volete, possiamo far vedere anche una demo molto veloce, però ripeto, il progetto è ancora in corso. Ok, termino perché ho sforato leggermente. Grazie.